Ciao ragazzi, dunque amici di YouTube, dunque sono di nuovo qua, dunque per fare un nuovo video, dunque riguardante la super sfida, il match preview Juventus-Napoli e dunque il resto. Dunque ragazzi, dunque siamo arrivati al gran finale, come si dice. Juventus-Napoli si scontreranno domenica sera alle 20:45 allo stadium, dunque all'Allianz Stadium, dunque vediamo di portarla a casa questa partita. Dunque Juve che è arrivata da un pessimo pareggio di Crotone e il Napoli ha battuto l'Udinese in rimonta 4-2. Dunque Juve 4 sul Napoli e adesso c'è lo scontro diretto, dunque speriamo che non ci fa un brutto scherzo la nostra cara Juve e che entra concentrata dal primo all'ultimo minuto. Dunque la Juve dovrebbe giocare con Buffon in porta, Lichtsteiner, Bonucci e Chiellini, no, Bonucci, Benatia aspetta, e Chiellini, dunque su, e poi penso che Alexandro dovrebbe averla meglio su Asamoah. Centrocampo se rientra, dovrebbe rientrare Pjanic con Khedira e Matuidi, davanti dovrebbe essere Higuain, Douglas Costa e Mandzukic, ma forse Mandzukic non so se giocherà, forse Douglas Costa dall'inizio insieme a Quadrato e davanti con Higuain. Questa sarà la squadra che affronterà penso il Napoli. Dybala andrà in panchina come si preannuncia, perché sono due partite che va a diciamo, non è entrato mai in gioco questo ragazzo. Non so, non si sa qual è il problema che c'ha questo ragazzo. Ma dunque questo e poi c'è un altro discorso riguardante il settore ospite. È stato di nuovo riaperto ai tifosi del Napoli, dunque sembra che non il prefetto di Torino ha dato l'assenso dei tifosi del Napoli residenti in Piemonte, può non andare a vedere la partita, ma sappiamo le mafagne che fanno questi qua. Si annuncia che arrivano 2000 tifosi di ultra del Napoli della curva A e curva B. Ci saranno delle belle da guardare, speriamo che non succeda niente. Dunque, se no, il prefetto ha fatto una bella figura di M. Dovrebbe appendere il suo mandato e andare a casa. Già ha combinato un bel pasticcio dopo la finale di Coppa di Campione dell'anno scorso a Piazza San Carlo. E questa sarebbe la seconda cazzata che sta facendo. Perché i tifosi della Juventus a San Paolo non sono andati. E allora dovrebbe essere lo stesso pari trattamento. Sempre no, non siamo trattati lo stessamente. Se succede qualcosa, la colpa sappiamo a chi rivolgersi. Al signor prefetto, che è di capo a Petra, una cosa già, è in provincia di Salerno, mi sembra. Stiamo là. Beh, ragazzi, per questo video lo chiudo qua per oggi. Dunque, adesso è un preview. Forse da dopo di Juve Napoli metterò i miei video in chiaro anche su Facebook e vediamo come va. Qualche persona sarà, dice, ma che sta facendo questa persona? Ci saranno da ridere. Va bene ragazzi, questo lo chiudo qua, amici, e ci sentiamo alla prossima per il day after di Juventus Napoli e vediamo. E speriamo, forza Juve, vamos!